Ricordo, storia futuro all'evento organizzato all'Aquila per celebrare la giornata della memoria, messo in campo dal Comune e dalla Regione e dedicato, grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, agli studenti abruzzesi. Un momento per commemorare le vittime della Shoah, ma anche per offrire uno strumento di approfondimento storico-culturale. La pandemia ha imposto limitazioni e gli studenti hanno potuto seguire in streaming. Una mattinata intensa, fatta però di testimonianze e di impegno. In collegamento sono intervenuti Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, e Alberto Di Castro, della Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia. Il recupero della memoria, l'esercizio del ricordo e con esse la capacità di superare i sentimenti di odio, di intolleranza nei confronti degli altri, dell'altro da sé, sono un elemento che va esercitato quotidianamente. E noi cerchiamo di farlo anche lasciando traccia nella città. Abbiamo riposizionato le pietre d'inciampo, abbiamo messo una targa in questura per ricordare l'eroismo del questore Palatucci. Lo abbiamo fatto con il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, lo faremo di nuovo ai primi di marzo con la premiazione di due giusti da parte dello Stato di Israele, e così faremo su tutte le altre scadenze e momenti in cui si celebrano le tante tragedie che ha vissuto la nostra umanità. Porto a ringraziare il Comune dell'Aquila che ha subito raccolto il nostro invito alla collaborazione insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, la Comunità Ebraica di Roma che ha la competenza sull'Abruzzo, il Presidente Dureghello e il proprio delegato, proprio per i temi della memoria, che oggi ci daranno il loro contributo e anche ricostruiranno e rinsalderanno un rapporto profondo che c'è tra l'Abruzzo e la comunità. Per il quale è necessario, diciamo, continuare questa opera soprattutto con gli studenti. Per questo l'abbiamo voluto fare con l'ufficio scolastico, perché pensiamo che trasmettere la memoria ai più giovani e fare in modo che questi momenti facciano parte integrante del loro percorso formativo serve, come dire, a gettare radici solide di questa cultura del rispetto, della tolleranza, della convivenza civile e pacifica. L'Associazione Culturale Ricordo dell'Aquila, con i suoi attori, ha portato sul palco letture e interpretazioni tratte da opere riguardanti il tema della memoria, accompagnati dal violoncello di Flavia Massimo. Ad aprire l'evento la lettura del brano Auschwitz di Guccini da parte di una giovanissima attrice e studentessa aquilana, Maria Francesca Tomassetti. La direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Tozza, ha voluto ricordare invece l'importanza del documento con le linee guida per la lotta all'antisemitismo nelle scuole, emanata dal Ministero, e soprattutto ha fatto una riflessione ben più ampia sul terribile accostamento fatto in tempi di pandemia tra la Shoah e le limitazioni imposte dal Covid. Mi piace ricordare in questo momento che questo documento è importante anche per un'altra cosa, perché noi dobbiamo bandire quel parallelismo odioso che taluni hanno portato avanti in questi mesi del Covid tra un fenomeno così grande, enorme, una tragedia così importante come la Shoah e invece le restrizioni che il Covid ci impone.